Ben trovati nel canale di Alessia Lux, anche oggi spacchettamento Amazon, ci sono dei prodotti che vi voglio assolutamente far vedere, quindi rimanete sintonizzati nel video. Ecco la scatolina molto molto carina, era all'interno di un pacchetto di Amazon, quindi immaginatela dentro un solito cartone di Amazon molto piatto, però era protetta comunque da un altro cartone, questo ve lo voglio dire. Questo negozio appunto vende su Amazon. Questo pennello, quello lungo lungo, me l'avete visto utilizzare anche in questo video qua, vi lascio il link, e comunque l'ultimo mio video in art, in cui abbiamo fatto questo effetto molto carino con le scritte e l'effetto metallico in rilievo. E niente, andiamo ad aprirli. Sono sei pennelli molto molto colorati, di questi colori pastello mi piacciono tantissimo. E due pennelli sono anche double face, nel senso che all'altro margine hanno i dotter, cosa molto molto utile. Io la trovo proprio una cosa utilissima. Questo lungo lungo, appunto, il primo che andiamo ad aprire, è proprio quello che abbiamo utilizzato nel video. Poi ce n'è un altro, un pochino più corto, questo è per i dettagli, un pochino più largo, quindi ci possiamo fare anche dei fiori. Mi piace tantissimo, a punta un pochino tonda, e c'è un dotter con una pallina abbastanza presente, diciamo. Le setole sembrano molto molto morbide e mi piacciono, sono molto semplici d'effetto, ergonomici, mi piacciono, hanno la chiusura davanti, quella con il tappino trasparente, quello angolato è un pennello appunto semplice, invece quello dritto presenta anche il dotter dall'altra parte con una pallina un po' più grande di quello precedente, quindi comodo anche avere due palline. Poi ne abbiamo uno che sembra da acrygel, poi andremo a provare insieme, ed è molto molto grande, anche se la setola è molto morbida, quindi poi andremo a vedere se è adatto appunto per l'acrygel. Invece gli altri due precedenti sono adatti ai color gel. Questa marca l'abbiamo già spacchettata in questo video Amazon, ve lo lascio sempre nei link sotto nel box info e qui in alto se riesco sulla i, con questi bellissimi colori. Era una collezione molto molto bella, e anche i top coat e le basi, comunque se volete andarla a vedere c'è il link, appunto andate direttamente al video. Poi abbiamo l'ultimo, che è questo lilla molto carino, con un pennello a punta tonda, più ovale, molto corta e molto stretta. Quindi secondo me questo è l'ideale per chi ha le unghie piccoline e quindi volete andare a stendere preciso preciso. Vedete nel mignolo come andiamo precisi? E andiamo proprio a stendere il color gel precisi precisi, vicino al giro cuticole. Ecco. Questa era la presentazione molto breve e molto veloce di questi pennelli. Appunto, il link di Amazon dove acquistarli ve lo lascio qui sotto. E sempre nel tema spacchettamento Amazon, vi lascio anche questo video e poi andiamo a spacchettare un'altra cosetta. Ho messo insieme questi due video perché erano molto brevi, insieme quindi non veniva un video molto lungo. Quindi a Amazon ho ordinato anche l'etichettatrice, finalmente. Quasi tutte abbiamo l'etichettatrice, io ero ancora una di quelle che non l'avevano. Ho comprato questo modello perché sinceramente era in offerta e non aveva un prezzo esagerato, ne ho viste tante a 50 euro, 60 euro, non ce li spenderei mai. Questo mi sembra che in offerta stava a 28 euro. Prezzo, diciamo, secondo me onesto. C'era all'interno la sua ricarica di etichette che è bianca. Io ho comprato però una busta di etichette, quelle trasparenti. Sono andata a prendere le batterie, come al solito non ho azzeccato la grandezza delle batterie, quindi sono andata a prendere quelle giuste e ho preso queste di IKEA, che so che non le vendono più, io sono mesi che non le trovo più e ho saputo che venderanno solo per le nuove normative europee, solo quelle ricaricabili. Quindi andiamo a rimuovere tutte le buste, bustarelle, etichette e quant'altro. E poi andiamo semplicemente a mettere dentro la sua ricarica di etichette. Niente di più semplice. Da questa finestrella trasparente vedete sia quanto stiamo consumando di etichetta, sia che tipo di etichetta abbiamo messo all'interno, perché ecco, vendono anche quelle colorate, quelle decorate, quelle biadesive, insomma ne vendono talmente tante che potreste averne messa una e non vi ricordate di che colore è. Insomma, carina la finestrella, molto molto utile. Cioè, qui mi era partito il software, diciamo, in una lingua che non è la nostra, dovrebbe essere tedesco se non sbaglio, ma scusatemi perché io con le lingue straniere ho una zappa. Quindi sono andata semplicemente a accendere, scrivere quello che volevo scrivere. La maiuscola abbastanza intuitiva è in basso a sinistra, la prima volta che la cliccate diventa maiuscola, la seconda torna minuscola, insomma abbastanza semplice e intuitivo da fare. L'unica cosa che vi consiglio è di scrivervi già una serie di numeri, per dire, e non uno per volta e poi stampate, perché consuma tantissima etichetta davanti e dietro, quindi non conviene.
viene. E niente, quando poi ha stampato vi basterà appunto cliccare sul laterale dove c'è il simbolo della forbice e taglia automaticamente, taglia benissimo senza spingere, proprio delicatissime. Qui vi faccio vedere come poi sono andata a cambiare la lingua, quindi basta che trovate la bandierina, in qualsiasi lingua sia scritto basta che c'è la bandierina, e poi andate a cercare l'italiano. Da qui poi ho cominciato a vedere tutte le impostazioni come il grassetto, il corsivo, il bordato. Poi faccio qui una prova dell'ombreggiato, ho messo appunto ombreggiato, ho scritto Venalisa al carattere più piccolo, ho provato anche, visto che devo scrivere più volte Venalisa su più tip, ho detto vabbè adesso faccio copie per due, ma non conviene manco questo, perché come vedete tra una scritta e l'altra vi lascia un sacco di spazio. Qui faccio vedere insomma le differenze tra le tip scritte appunto a penna o a pennarello e comunque la tip scritta con l'etichettatrice, è molto molto più carina, quindi la andrò a rifare tutte. Qui faccio vedere che quando scrivete il carattere più grande vi viene in questo modo, B-Nail è scritto molto grande e i numeri sono scritti invece nel carattere medio, e quindi poi sono andata a fare tutte le scritte nel carattere medio e Venalisa nel carattere piccolo, perché è un nome molto più lungo degli altri. Vedete, se fate comunque la scritta della ditta molto grande, poi il numerino viene un po' troppo attaccato, comunque diciamo che è abbastanza intuitivo. Qui vi faccio vedere che appunto devo andare a fare tutte queste tip. Incoraggiatemi un pochino con un like o sotto nei commenti mettetemi un braccio, quello lì col muscolo, come per dire dai forza, coraggio, vatti a fare tutte queste tip, ci vorrà non so quanto tempo. E qui faccio vedere come velocizzare un po' il lavoro, nel senso ho scelto per esempio una ditta, B-Nail, mi scrivo tutti i numeri con uno spazio tra l'uno e l'altro, qui era ancora in tedesco, va bene, scrittura vedete la più piccola e va benissimo per queste tip multicolore insomma, e vado poi ad attaccarle, vi spiego come, nel senso l'etichetta dietro ha praticamente la parte che si stacca divisa già in due, quindi comodissimo, ne togliete solo metà come cerotti un po', qui l'era andata a levare tutto, invece dopo mi sono accorta che è più comodo levarne solo metà e poi l'andata ad attaccare, perché sennò vi appiccicate dappertutto insomma. E adesso ve lo faccio vedere, vedete qui B-Nail era scritto troppo grande, veramente troppo grande, e comunque l'etichetta trasparente è veramente carina, è proprio un'eleganza diversa, mo tanto so ben organizzata con quelle trasparenti, perché il pacco che ho ordinato era da 5 mi sembra, e vi metto comunque tutti i link qua sotto nel box info come sempre. Vedete qui vi faccio vedere che appunto B-Nail era troppo grande, sono andata appunto a ritagliarla, poi me le vado a ritagliare un po' prima, e si conviene tagliarsele prima perché così non fate fatica dopo. Queste sono le ultime unghiette che ho fatto, vi sto anche di questo editando il video, e è un French a muretto con i cuori diciamo incapsulati all'interno del gel, tutti i dettagli li trovate nel video, se l'ho già caricato ve lo metto qui da qualche parte. Insomma questi sono appunto gli esempi di come poter utilizzare l'etichettatrice, ma come sempre potete utilizzarla anche per le cose di casa, per esempio i barattoli della cucina oppure i sacchetti nel freezer, insomma veramente una cosa utilissima. In questo video appunto vi ho mostrato due cose sempre prese da Amazon, spero che questi video vi piacciano, se è così mettetemi un like e se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Se nonostante siete iscritti al mio canale non ricevete notifiche nei miei video, provate a togliere la campanella, rimetterla disattivata e poi rimetterla attiva su tutto, perché a volte YouTube fa un po' di capricci. Se non ho risposto a qualche vostro commento ditemelo qui sotto nei commenti, perché anche a me a volte non notifiche i commenti, ho risposto a alcuni commenti di 3 mesi fa, mi dispiace molto, non è colpa mia. Vi mando un bacione, al prossimo video, ciao da Alessia Lux. Prendere possesso del mio cuore, la tua pelle sa regalarmi libertà, resistere al profumo non si può.